L'oncologia è la branca della medicina che studia i tumori a livello morfologico e clinico. L'oncologia si divide a sua volta in diverse sottospecializzazioni, i tre principali raggruppamenti sono: oncologia medica, si occupa della cura farmacologica dei tumori. Oncologia chirurgica, si occupa della rimozione chirurgica dei tumori. Oncologia radioterapica, si occupa della cura dei tumori tramite trattamento con radiazioni ionizzanti. L'oncologia ha come oggetto di studio il tumore ed è un ambito molto vasto in quanto solitamente coinvolge più specialisti e si divide in molte sottocategorie a sua volta a seconda della localizzazione della formazione tumorale. Ma cos'è un tumore? Un tumore è una massa di cellule che crescono in modo anomalo a causa di mutazioni del DNA cellulare alterando i geni che controllano la vita delle cellule. A livello clinico un tumore può essere benigno quando le cellule della formazione hanno un tasso di crescita moderata e non sono in grado di attaccare tessuti adiacenti o raggiungere il flusso sanguigno. Si dice maligno, come dice la parola stessa, sono molto più pericolosi dei precedenti, in quanto la crescita anomala delle sue cellule può intaccare gli altri organi ed entrare nel sangue, in quest'ultimo caso si parla di metastasi. Per esercitare la professione di oncologo è necessario avere la laurea magistrale in medicina e chirurgia e successivamente intraprendere la scuola di specializzazione in oncologia medica. Contro le formazioni tumorali è fondamentale la prevenzione e accorgimenti sullo stile di vita a partire dall'alimentazione, l'attività fisica, con esclusione di fumo e alcol. Solitamente ci si rivolge all'oncologo su indirizzamento di un altro specialista, in caso di esami diagnostici che abbiano rivelato presenza di formazioni tumorali, per cui l'oncologo debba valutare il tipo di cura più appropriata. Non ci sono sintomi che possono far pensare in modo certo a una formazione tumorale, tuttavia è bene consultare il proprio medico di medicina generale quando si nota: stanchezza eccessiva, perdita di peso anomala, febbre e tosse, prurito, disturbi intestinali, sanguinamenti. Stai cercando l'oncologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it. Oppure su www.socialdoctor.it. Oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.